ho cambiato 3-4 giocatori, ma devo dire la verità, non si è vista la mancanza, l'assenza. Ho visto una grande squadra che avrebbe meritato molto di più per quello fatto. Insomma, i numeri parlano chiaro, insomma, 18 tiri a 3, 11 calcio d'angoli a 1. È normale che è un momento così, ma non dobbiamo mollare. La squadra ci ha creduto, nonostante quello che si stava materializzando una beffa in campo, però siamo stati lì dentro la partita. È normale che dobbiamo guardare i due gol presi, perché una squadra come la nostra non può concedere sicuramente i due gol. Però da allenatore, per come sono stato in campo, sono soddisfatto. Sinceramente non ho visto, so solo che Abisso aveva visto bene, Manganiello l'ha chiamato di andare alla VAR con un braccio largo di 7-8 metri. Secondo me non c'era neanche discussione per il rigore. L'arbitro aveva visto giusto, però insomma, Manganiello, nonostante l'avesse visto la... Ah, per l'ultimo episodio non ho chiesto, però hanno detto i ragazzi che hanno chiesto che l'arbitro aveva verificato e non aveva ravvisato. Al VAR avevano guardato e non avevano... Sul disordine non mi sembra, la squadra ha fatto una grande partita, mi sono piaciuti, sono molto rammaricato per il risultato, ma i ragazzi a fine primo tempo ho fatto i complimenti, a fine partita non parlo mai, quindi non li ho ancora visti, però non me la sono sentita di dire nulla, perché è una squadra temibile come il Sassuolo, ha fatto poco o niente, siamo stati aggressivi, bravi nelle seconde palle, non abbiamo concesso nulla, chiaramente dovremmo analizzare i due gol che li ho rivisti adesso velocemente negli highlights. Una squadra come la nostra non può concedere due gol simili. Sicuramente, vincendo il recupero, saremo quarti in classifica, pari merito, quindi c'è grandissima fiducia, dobbiamo continuare a credere in quello che facciamo e, come ho detto ai ragazzi, valuteremo i due gol presi, perché sicuramente c'è stata qualche leggerezza, ma non dimentichiamo che, a parere mio, abbiamo fatto un'ottima gara. Ci sta che i portieri si superano, sbagliamo gol che si potevano fare, però la prestazione c'è stata. In più, la squadra, nonostante quello che si stava materializzando in campo dopo il gol di Berardi, avevamo i minuti di recupero più 2 minuti di tempo regolamentare, siamo riusciti a pareggiare, per poco non a ribaltarla nell'ultima occasione. Ciao Simone. No, sinceramente non ho visto, so solo che Abisso aveva visto bene, Manganiello l'ha chiamato di andare alla VAR con un braccio largo di 7-8 metri, secondo me non c'era neanche discussione per il rigore. L'arbitro aveva visto giusto, però insomma, Manganiello, nonostante l'avesse visto la... Ah, per l'ultimo episodio non ho chiesto, però hanno detto i ragazzi che hanno chiesto che l'arbitro aveva verificato e non aveva ravvisato. Al VAR avevano guardato e non avevano... Sul disordine non mi sembra, la squadra ha fatto una grande partita, mi sono piaciuti, sono molto rammaricato per il risultato, ma i ragazzi a fine primo tempo ho fatto i complimenti, a fine partita non parlo mai, quindi non li ho ancora visti, però non me la sono sentita di dire nulla, perché è una squadra temibile come il Sassuolo, ha fatto poco o niente, siamo stati aggressivi, bravi nelle seconde palle, non abbiamo concesso nulla, chiaramente dovremmo analizzare i due gol che li ho rivisti adesso velocemente negli highlights. Una squadra come la nostra non può concedere due gol simili. Sicuramente, perché fare un punto tra Ferrara e Sassuolo è poco, quindi dobbiamo fare di più, però come ti ho detto, per la prestazione di stasera sono molto rammaricato per il risultato, però i ragazzi hanno fatto quello che gli avevo chiesto, poi ci sono partite stregate e questa sicuramente è una di queste. Ciao Simone.